Pubblicità in vetrina. La vetrina è il rotocalco. L'oggetto esposto, il corpo di una donna. Fotografato, inquadrato, scelto e tagliato poi dal pubblicitario che lo dispone secondo i gusti dei lettori e della moda. L'industria si serve del sesso per i propri usi e consumi, per confezionare i suoi prodotti di serie, per fare anche del sesso un prodotto. Più che calze da far vedere, occorrono gambe ben fatte che le facciano vendere. Cinema, televisione e stampa reinventano il sesso trasformandolo in un bene di consumo come sapone o sigarette. Lo presentano come simbolo di successo, mito, protagonista dei nostri tempi. È la bacchetta magica che risolve i problemi del mercato dei consumi. Ma non sempre il richiamo che arredda le nostre strade e perfino le pareti domestiche è diretto. Spesso la magia del sesso che ci condiziona ad acquistare pure quando non ne abbiamo voglia è nascosta dietro simboli ancestrali, nel cellophane della scatola dei cioccolatini o nelle sigarette che fumiamo. È un appello incontrollabile che colpisce il nostro inconscio. Così l'industria il sesso lo nasconde dovunque, nei colori delle auto, nelle etichette di quella bevanda gassata, nella scritta di stile tardo libertino. Infine la pubblicità ci ricorda i simboli proibiti del sesso.